Allora, come forse molti saprete, c'è un evento storico che si sta svolgendo in cui tutto il mondo evangelico sta partecipando. Questo evento è l'Expo che ha lo scopo di poter fare conoscere tutta la produzione più interessante dal punto di vista culturale, dal punto di vista di video, dal punto di vista di audio, dal punto di vista di musica e di qualsiasi altro prodotto che ha a che fare con il mondo cristiano. E io voglio dirvi che come parola della grazia noi stiamo partecipando, saremo presenti e credo che sarà un momento importante per la partecipazione di tutti, così vi voglio invitare a chi ancora non ha aderito di poter aderire a questo evento che è un evento storico, un evento importante e sarà anche un momento di incontro, di comunione e di conoscenza. Dio vi benedica. Vieni, vieni. Vieni bello, vieni da zio tuo. Vieni che entri sano e esci indemoniato. Sì. Ecco qua lo Spirito Santo. Guarda che roba, di è. Belli i frutti, eh? Biblici, molto biblici. Questa è la moglie di Guglielmo Maldonado. Questo è il super apostolo. Chi è? Chi è? Ecco qua, mo riceve l'unzione. Ti è casca all'indietro. Sì, est lugar, sì. Mamma mia, sangue di Gesù Cristo, lavaci, alleluia,
che Gesù ti sgridi, ti è, guarda, come una sardina, ti è, indemoniato al 100%, quelli sono demoni, sono spiriti di demoni, che Gesù ti sgridi, Signore lavaci col prezioso sangue di Gesù, liberaci da questa gente. Ok, va bene così. Asignación. La mi asignación es traer su poder sobrenatural. Portar a su potencia sobrenatural. Soy enviado por Dios. Sono inviato da parte di Dio. Donde quiera que voy. Dovunque vado. A traer su poder sobrenatural. A portare la sua potenza soprannaturale. Soy enviado por Dios. Sono inviato da parte di Dio. Donde quiera que voy. Dovunque vado. A traer su poder sobrenatural. A portare la sua potenza soprannaturale. So, una vez que entendemos. Una volta che capiamo qual è, che è un apostolo, cos'è un apostolo? È uno che tiene una assegnazione. È qualcuno che ha un'assegnazione. È uno che è enviado. È qualcuno che è inviato. Quando io voy a un país, quando io vado a un paese, io voy con una assegnazione. Io vado con un'assegnazione. Quando io voy a un país, quando io vado a un paese, io voy con una assegnazione. Io vado con un'assegnazione. Dio bendiga a los pastores. Dio benedica i pastori. Dio bendiga a los maestros. Dio benedica i maestri. Son hombres y mujeres de Dios. Sono uomini e donne y di Dio. Y debemos honrarlo. E li dobbiamo onorare. Pero un apóstol es otra cosa. Ma un apostolo è un'altra cosa. Viene con una asignación. Viene con assegnazione. De Dios. Da parte di Dio. Y lo que estoy haciendo en esta mañana. E quello che sto facendo qui questa mattina. Es una asignación. È un'assegnazione. Establecer al apóstol. Stabilire l'apostolo. Enviarlo. Inviarlo. Comisionarlo. Inviarlo. ¿Puedo escuchar un amén? Levanten todos sus manos y diga, Jesús es bueno. Alzate tutte le mani e dite, Gesù è buono. Voy a poner mis manos sobre él como apóstol. Imporrò le mie mani su di lui come apostolo. Y comisionarlo a la asignación que Dios le dio. E lo invio alla sua assegnazione che Dio gli ha dato. Padre, muchas gracias. Padre, molte grazie. Muchas gracias. Molte grazie. Establezco. Stabilisco. Al apóstol Lirio. L'apostolo Lirio. Como apóstol del cuerpo de Cristo. Come apostolo del corpo di Cristo. Asignado a este territorio. Assegnato a questo territorio. En esta mañana. Questa mattina. Como apóstol. Come apostolo. Pongo mis manos. Pongo le mie mani. Padre, pongo mis manos. Padre, impongo le mie mani. Sobre su vida. Sulla sua vita. Y es comisionado. Ed è inviato. Lo comisiono. Io lo invio. Para su propósito. Nel suo proposito. Su asignación. Nella sua assegnazione. En este territorio. In questo territorio. Thank you.